Il weekend sportivo di Alfa Basket Catania e Rainbow Catania chiama le due squadre ad una pronta reazione dopo i rispettivi tonfi del turno precedente. Nel caso dei ragazzi di coach Guerra le sconfitte sono addirittura due da sabato scorso a oggi, con il derby infrasettimanale perso contro il Green Palermo che si somma allo scivolone casalingo con Scauri del fine settimana passato, stop arrivati nello stesso identico modo, prima parte di gara positiva e blackout nel finale ai catanesi. Serve quindi un successo, meglio ancora se sofferto, per sbloccare la squadra che si incarta nei momenti caldi e ridare carica mentale a un ambiente depresso dall'infinita serie di insuccessi stagionali. Poco importa se l'avversario di turno, l'Olimpia Matera, sia la terza forza del girone D della Serie B. Agli alfisti non è più concesso fare calcoli e, a dirla tutta, dovranno presentarsi sul parquet del Palacatania domani alle 18:30 con l'animo di chissà di non avere nulla da perdere. Rialzarsi immediatamente anche il compito della Rainbow Catania, reduce dall'inopinata sconfitta interna contro la Virtus Eirene Ragusa. Le etnee saranno di scena in casa della Stella Palermo al Palamangano domani alle 18. Il serrato duello in vetta alla Serie B femminile con l'Alma Patti non consente a Ferlito e compagni alcuna pausa, e i due punti sfuggiti con le ragusane nello scorso turno sono già costati il primato solitario. Il confronto con le palermitane è sulla carta favorevole alle biancorossoblu, che però non dovranno sottovalutare un'avversaria che ha ritrovato entusiasmo e serenità dopo i due successi di fila su Recifina e Cus Messina. Coach Bruni, d'altro canto, attende una risposta convincente da parte delle sue ragazze e dovrà fare i conti con le condizioni di Salimata Job e Francesca Chiarella, con quest'ultima che ha accusato una ricaduta nell'infortunio alla mano subita nelle scorse settimane.